grande soddisfazione per me conoscere questo ragazzo da molti anni, vederlo attore proprio non in fasce, ma comunque pieno di speranze, di voglia di fare all'inizio, e aveva in mente un progetto all'epoca che adesso però è riuscito questo progetto a realizzarlo in Italia. Massimiliano Cardia. Buonasera a tutti o buongiorno a tutti. Allora, sì, è vero, il mio sogno quando ho conosciuto qui la signora era di portare l'America in Italia e di andare io in America, giustamente, perché si organizzava in quel periodo uno stage con Anna Strasberg e io ero uno degli attori, insieme anche, lo diciamo? Viola. A Viola, la figlia, che abbiamo fatto questo provino, abbiamo fatto anche questo stage, che è andato anche molto bene, di cui avevo preso anche la borsa di studio. Che potevo andare su in America, poi non ci sono più andato. E il mio sogno era di portarla qui in Italia, in un seminario nella nostra scuola. Io da attore che sono e che ero, ora abbiamo creato questa Actor House, che è un sogno di un attore che vuole portare in un unico apparato tantissimi nomi, compresa l'America. Perché meritiamo noi in Italia. Meritiamo in Italia, però America, America pure, eh. America, America, what's America? E cosa dire, questo è il nostro primo anno, siamo come sede della scuola ai Studios della De Paulis, noi siamo nei Studios di Cinecittà come sede operativa, la Movie Machine. E la Movie Machine poi è nata da un ragazzo semplice che ha cominciato a fare teatro, era un ragazzo di una borgata normale, non figlio d'arte, che si è messo di impegno, tanta fame e tanta voglia di fare. La scuola si trova negli Studios della De Paulis, sulla TV. Faremo tutte le lezioni, svolgeranno le lezioni una settimana al mese e anche i workshop, ciò servono per le lezioni. Mi piace molto l'idea che i ragazzi vedano immediatamente, entrino immediatamente, perché agli Studios ci sono molti teatri, avranno modo di incontrare molti attori, ci si vede naturalmente alla mensa, perché poi questo lavoro è fatto di intrecci, come giustamente diceva Massimiliano, di incontri, di possibilità, di sguardi. A me, devo dire, come regista, mi è capitato una volta di vedere una persona e dire io voglio far lavorare. Ho l'onore di intervistare Monica Scattini, una grandissima attrice che spesso ha interpretato ruoli parlando in toscano. L'Actor House, che emozione dà partecipare come docente a una persona illustre, insomma, come te, Monica? Ma io spero di dare emozione soprattutto ai ragazzi. Per me è un'emozione perché è bello, insomma, è bello poter trasferire la propria esperienza ai giovani, no? Quindi io già ho avuto un'esperienza sempre con la Movie Machine, che ho insegnato l'anno scorso, ho fatto un corso, e devo dire che è bellissimo proprio il rapporto che si instaura con questi ragazzi, perché hanno tanto entusiasmo, per cui ritrovi anche te un po' l'entusiasmo. Io ce l'ho sempre, perché io non potrei fare altro nella vita se non questo mestiere, per cui lo comunico molto, ecco, e quindi è bello, è un darsi a vicenda. Ecco, per cui ho una speranza, diciamo, che i giovani che vogliono avvicinarsi non la perderanno con persone come voi che insegneranno loro questo mestiere duro e difficile. Il talento, come si riconosce, Monica? Ma intanto io dico sempre che questo mestiere è durissimo, cioè che, come dice Edoardo, gli esami non finiscono mai, nel senso che devi sempre in qualche modo ricominciare da capo, soprattutto poi in questo paese che non ti aiuta per niente. E il talento, ma sai, il talento è una cosa che c'hai dentro, lo riconosci, lo vedi, lo senti. Dopodiché, certo, lo devi sapere sviluppare. Infatti io ho sempre sostenuto che bisogna studiare, insomma, che come tutti gli altri lavori, come il medico, i ballerini, gli avvocati, insomma, bisogna essere preparati, non è che ci si improvvisa attori. Quindi una base ci deve essere. Poi certo, se c'è il talento è tutto molto più semplice, viene da sé, e questo tu lo riconosci negli occhi, lo riconosci di come uno si presenta, come già si pone davanti a una macchina presa o su un palcoscenico, c'è proprio una forza dentro che si riconosce, è innegabile. Insomma, io ti posso dire subito se uno, detto in maniera tremenda, è un cane o no. Senti Monica, ma se uno non ha dizione perfetta può essere ugualmente un grande talento? Assolutamente, io infatti sostengo che i nostri dialetti, che poi sono la nostra ricchezza, vanno mantenuti, vanno conservati, però è anche vero che ti limita questo, quindi è importante in ogni caso saper parlare in italiano perfetto e poi però non dimenticare la propria natura, perché poi spesso e volentieri, soprattutto non so, nei film comici così, c'è sempre qualche carattere che mantiene il proprio dialetto, e quindi è importante poi comunque tenerselo, ecco, non dimenticarselo, però sapere parlare pure
con la dizione perfetta che Fioretta Mari conosce molto bene. Monica Scattinici adesso ci sputerà un rospo, qualcosa che ha qui e vuole tirarlo fuori. Beh, il rospo è che vorremmo lavorare tutti di più e non lavoriamo. Non ci aiuta lo Stato, il governo, ci hanno totalmente dimenticati, sembra che la cultura sia una cosa così, che non serve a niente, mentre invece è il nostro patrimonio. Nella cultura c'è l'arte, c'è lo spettacolo, c'è il ballo, c'è il canto, c'è tutto questo. E quindi il rospo è che ci devono dare una mano, perché noi i talenti ce li abbiamo, però purtroppo non riusciamo spesso e volentieri a realizzare i nostri progetti e i nostri sogni. Questo è il mio rospo.